Do una mano al Media Team, che sarebbe il gruppo di studenti del DAMS che si occupa di fare una copertura mediatica di tutto il festival, che funziona sia ad esempio qua al Film Forum, che al Premium Day, che in altre iniziative, e do una mano magari a livello più pratico, facendo foto, video, montaggi. Cosa ti aspetti di portare a casa dall'esperienza di quest'anno? Avere proprio un feedback con i relatori stessi che quindi possano consigliare o anche dare degli input diversi, nuovi rispetto a quello che stiamo studiando. C'è qualche argomento che ti interessa più di altri? I media archaeology mi interesserebbero e anche magari approfondire dei generi oppure la media art o contemporary art o lo studio del corpo. Rispetto appunto all'immagine filmica, quindi sì, questo campo in sostanza. È un'esperienza nuova per me perché sono al terzo anno del DAMS ed è appunto la prima esperienza di tirocinio ed è tutto nuovo anche perché ho avuto modo di potermi relazionare con dei relatori provenienti da tutto il mondo che appunto trattano quello che io studio da 3 anni, insomma. Quanto è importante per uno studente dell'Università di Udine qui a Gorizia potersi confrontare con ragazzi che vengono da tutto il mondo, avere un tipo di esperienza che magari non tutti possono avere? Secondo me importantissima, oltre che interessantissima, perché ti dà magari la possibilità di capire come viene vista l'università al di fuori dell'Italia, magari anche se viene studiata appunto la stessa materia, se vengono studiate le stesse materie, magari sì in Cina o in Giappone, dato che ci sono diversi studenti provenienti da quei paesi.